Allora, signori, ci siamo. Siamo ormai a metà febbraio, ormai, e quindi la stagione della moto sta per iniziare a breve. Infatti il tempo, come vedete, c'è un sole bellissimo, 18 gradi. Comunque, stiamo quasi per iniziare. Oggi quindi volevo farvi vedere uno di quei interventi che faccio brevi di routine alla moto prima di prenderla definitivamente per l'inizio della bella stagione. Non è quindi il controllo generale che vi ho fatto vedere l'anno scorso nel video che vi lascio linkato sotto, ma sono semplici controlli per appunto non arrivare ad avere brutte sorprese in quella occasione lì, quindi apprendendo la moto e quindi ritrovandosi con delle sorprese non piacevoli. Sarà un video breve, comunque ci sta, si può fare, sono routine che come dicevo faccio ogni 2 o 3 settimane, l'avevo detto nel video della moto in rimessaggio, quindi ogni 2 o 3 settimane faccio questo tipo di controllo, così da essere sicuro e tranquillo. Prima di andare in garage e mettersi attaccato alla moto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciarmi un bel like e commentare se vi interessano i video che vi porto. Ci vediamo dopo! Eccoci in garage, qui c'è la moto, vedete Iron è coperto come l'avevo lasciato, come lo lascio per il rimessaggio. Adesso prima cosa lo scopro un po', gli tolgo il telo e gli interventi che vado a fare sono semplicemente controllare che la batteria sia ancora attaccata bene al mantenitore, che magari i morsetti non si siano staccati, quindi che abbia avuto un calo di tensione o che comunque, essendosi staccati, la batteria non si sia caricata bene, e che quindi alla ripresa della moto avercela completamente scarica, e poi un controllo rapido alla pressione delle gomme e una rotazione alla gomma anteriore, così che non si sia ovalizzata e non si ovalizzi, perché facendolo ogni 2 o 3 settimane questo lavoro, girando la ruota anteriore cambio l'appoggio dello pneumatico a terra, quindi evito che si ovalizzi. Quello posteriore è già sollevato perché, essendo sul centrale, non c'è di questo problema. La pressione, però, quella è da controllare, perché comunque con lo sbalzo di temperature, col freddo, si rischia che calino, quindi le porto comunque, le mantengo, cerco di mantenerle sempre alla loro pressione per il maggior tempo possibile, anche se poi alla ripresa effettiva della moto dopo il rimessaggio, quindi per l'inizio della stagione, io le gonfio lo stesso, quindi lo controllo, però mi piace averle sempre alla stessa pressione nel maggior tempo possibile. Mi munisco di guanti e di torcia per vedere un attimino e inizio a scoprirla, così poi vediamo il da farsi dopo. Allora, iniziamo a scoprirla. Qui c'è una clip da sganciare. Eccola qui, iniziamo a scoprire la ruota posteriore, basta questa, non è che devo scoprirla dappertutto, però poi passiamo a quella posteriore, qui c'è anche da prendere le chiavi della moto perché c'è un lucchetto che non serve assolutamente a nulla, ma per sicurezza glielo metto lo stesso, ma non è agganciato da nessuna parte, va bene uguale. Però è collegato al telo, quindi via la catena, questa la lasciamo qui, c'è anche di qua la solita clip che adesso cerco, eccola qui, e voilà, smontato. Bene, queste le riporto un attimo in posizione, perché sennò poi. Ok, allora io come prima cosa controllerei se la batteria continua a lavorare, che sia ancora attaccata, perché è quello che mi preme un po' di più. Non vorrei appunto ritrovarmi con la batteria scarica al momento della ripresa. Quindi togliamo le coperte e posso già dire che, allora, come vedete, la lucina è ancora verde, quindi il mantenitore è ancora ben attaccato con i morsetti là sotto,
Allora, come potete vedere, ci sono ancora i morsetti positivo e negativo che sono ancora perfettamente ancorati ai poli, quindi la batteria continua a essere in carica. Vedete la lucina verde qua, la lucina verde del mantenitore, che vuol dire che la batteria è in salute, è in carica e sta mantenendo il suo stato migliore, quindi la batteria è a posto, non abbiamo riscontrato problemi e soprattutto i morsetti hanno tenuto, anche perché se poi vedete io la sella gliela lascio messa così sopra in modo che i morsetti siano liberi e non ci siano agenti che vanno a toccarli così che si possano spostare e scarichino la batteria. Invece facendola così con questo ponte fittizio della sella sono a posto. Passiamo alle gomme. Allora, per il controllo veloce della pressione pneumatici io uso questo compressorino qui di Xiaomi, quello che usano praticamente tutti su internet, su YouTube trovate un casino di recensioni di questo e di simili, quindi sapete già benissimo come funziona, però è stracomodo e quindi è veramente una cosa che vi consiglio di avere. E oltretutto, piccolo spoiler, su questa cosa arriverà un video un po' pippone con un po' di cosine carine che secondo me è utile sono utili da sapere. Quindi, per appunto, come dicevo, non prendo il compressore quello grosso da 50 litri, non sto lì ad attaccarlo per fare un controllo veloce di questo, uso questo che è velocissimo. Adesso andiamo a controllare l'anteriore, a che punto siamo, vedete che lo si apre, lui è già su, parte in PSI, però andando a toccare va in bar, quindi adesso vado a vedere quanto siamo di pressione, se si è abbassata, perché non penso che si sia abbassata un pochettino, infatti mi segna 2 bar di pressione. Io normalmente all'anteriore uso 2.2, quindi col tasto più vado a mettere, col tasto meno perché era settato più alto per la posteriore, vado a mettere 2.2, schiaccio il centrale e lui pian piano me la porta in pressione. È arrivata a 2.2. Ok, addirittura 2.3, ma va bene, tanto sarà proprio al limite limite. Ok, adesso faccio solo più. Ehi, vieni via. Non riesco a... Ok, allora, questo è a posto, quindi vado a chiuderlo col suo tappino. La alzo un attimo, gli do una girata alla ruota, ma basta veramente poco, giusto un mezzo giro, e poi passiamo alla ruota posteriore. Allora, la ruota davanti l'ho girata, gli ho dato un mezzo giro giusto per cambiare l'appoggio e sono già sulla ruota posteriore con il compressore fissato per il gonfiaggio. Ho già fatto un controllo e vedete che mi segna 2.4 bar al posteriore. Io normalmente uso 2.5 al posteriore, quindi basta solo un bar per arrivare a pressione. E già addirittura già ci siamo, quindi quella posteriore diciamo che si è sgonfiata di meno, probabilmente perché non appoggiando per terra, boh, non lo so. Vedete che già a 2.5. Ok, 2.5 ci siamo. Smonto. Vedete che questo compressorino
È veramente comodo perché poi basta richiuderlo così, lui si spegne, lo si rimette nella sua custodia, lo mettiamo via ed è a posto. Chiudo col suo tappino. Intanto controllo anche che sotto sul tappeto che ho messo non ci siano perdite di nessun genere, ma a vedere così è tutto in ordine, tutto a posto, quindi direi bene. Controllo, ma non c'è assolutamente nessun tipo di perdita, quindi perfetto così. Bene, signori, questi erano i semplici controlli che faccio di routine, come dicevo, ogni 2 o 3 settimane per appunto non arrivare alla ripresa della moto e ritrovarsi magari che durante il rimessaggio la batteria si sia scollegata e di trovarsi con la batteria a terra nel momento di partire, o avere addirittura una ruota ovalizzata, quindi perderci poi del tempo, andare dal meccanico, perderci dei soldi per acquistare uno pneumatico nuovo. Facendo così io sono sempre andato bene, mi sono sempre trovato bene con questi passaggi e la moto è sempre stata in ordine e in perfetta forma. Ok, niente, questo è quanto. Non la metto in moto perché non ne vedo il motivo, oltretutto mettendola in moto adesso con la temperatura ancora un po' fredda così si rischia solamente di creare un po' di umidità all'interno di qualche circuito, all'interno del motore, nello scarico, quindi evito di metterla in moto, la metterò in moto quando partirò con la stagione nuova, inizio con calma in modo da scaldarla bene, che l'olio si riprenda bene tutto quanto e poi si va tranquilli, ma in questi casi qua da quando tanto ferma così non sto lì ad accenderla, anche perché non mi piace, bisognerebbe accenderla, farci un giro di un'oretta, ma non ho tempo, quindi va bene così. La copro e basta, questo è quanto. Sono tornato al sole perché comunque in garage era abbastanza umida la cosa. Quindi niente, io ho fatto vedere quei semplici passaggi per far sì di non trovarsi brutte sorprese alla ripresa della moto con la nuova stagione. Vi lascio comunque il video di come riprendere la moto dal rimessaggio invernale da qualche parte, solito in alto o sicuramente in descrizione sotto perché col tablet non riesco a mettere le schede, non so perché. E niente, detto questo, mi scaldo ancora un po' il sole e posso dirvi di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e ci vediamo giovedì sera alle 18:30 con un nuovo video. Saluti!